Prova, prova. Prova, prova.
infatti pensavo che potessi chiudere, però no, beh, chiudere, no, non molto più, sta per finire. Quella si apre anche da fuori, quella si apre solo da dentro, però il cartello fuori è così chiama chiave, però no, questa è una, no, una si apre dentro fuori, questa è l'unica che si apre. No. Il pubblico, un fattore fondamentale, un compagno di viaggio che fa la differenza a livello mentale ed emotivo, ma oggi Carver e Basket Ferentino dovranno trovare nuovi stimoli e sicuramente dare delle risposte agli assenti, perché oggi alla Pala Carvero si gioca a porte chiuse. L'obiettivo però rimane sempre lo stesso, vincere però, dimenticare l'ultima sconfitta e proseguire verso un nuovo cammino. Amici di Fanero, buonasera e benvenuti alla giornata numero 8 di Serie B Interregionale. Carver contro Basket Ferentino, manca davvero poco. Sempre con lo stesso quintetto della partita scorsa, però Coccio Tritta, Pagnanelli a filtra, Galli Fucek. E poi c'è Di Bello, l'unico cambio che è stato il sesto uomo nella partita contro lo Stella Azzurra Viterbo, adesso gioca lui e non Ciancaglini. Terminato il minuto di silenzio, i 5 scelti invece da Coccio Lulli sono Manzilla, Bisconti, Polselli, Ciarpella,
Adesso palla 2, Fucek contro Polselli, la vince Polselli e poi la prende il quinto uomo di Lulli, Galuppi, che tratta subito il pallone e poi scarica per Luca Bisconti, palla che ritorna nelle mani di Galuppi che va sotto a cercare Polselli, ha provato subito il tentativo, riesce comunque a ottenere il pallone e indirizzarlo verso il canestro, primi due punti sul tabellone del Pallacarvero, Di Bello a feltra, Galli esce dai blocchi di Bello, anche quello di Fucek, poi scarico però Galli che vuole attaccare con decisione lo ferro, la palla non entra però rimbalzo di Pagnanelli fuori da Afeltra che si alza la linea dei tre punti, primo ferro e rimbalzo di Fucek, allora un'altra possibilità la Carvero con Pagnanelli, bello cambio di mano frontale, poi si ferma, va sotto da Fucek, spocca il pallone e Bisconti, rimessa però la Carvero, subito rimbalzi in zona offensiva però la Carvero con Fiorentino che ha preso 25 rimbalzi in meno nella scorsa partita contro Fiumicino. Di Bello, bella penetrazione da parte del numero 0, la palla gira intorno al ferro ma non entra, allora può ripartire in transizione Fiorentino con Galuppi che scarica in angolo però il solissimo Ciaroppella che fallisce il tentativo dai 6,75. Di Bello, Galli, si fa vedere anche Fucek fuori, poi scarico però Pagnanelli, Fucek va a giocare il mismatch con Polselli, poi scarico però Galli, altro tiro sbagliato dalla Carver, ma altro rimbalzo offensivo di Fucek, bella palla sotto però Galli che questa volta si fa trovare sotto canestro, subisce il fallo di Ciarpella, due tiri liberi però il 14 della Carver. Sbaglia il primo tentativo Leonardo Galli, esperienza però lui nel 2017-2018 con la 2 dell'Eurobasket, segna però il secondo con la Carvero che va a meno 1. Galuppi attacca subito con decisione lo ferro sotto mano con la mano destra però appoggiarsi al tabellone, non la prende decisamente bene Coccio Tretta per questa comunicazione passiva in fase difensiva. Pagnanelli, scarico però Galli che rinuncia al tiro da tre, poi viene chiuso, non ha soluzioni, allora Galuppi può rubare il pallone e partire velocemente in transizione, Manzilla da tre punti, non va però rimbalzo offensivo di Ciarpella che non riesce a realizzare, Di Bello nel frattempo cerca di suonare la carica ai suoi compagni. Dopo un inizio difficile per la Carvero, soprattutto in fase realizzativa, Pagnanelli chiama subito lo schema, il numero 20 a feltra cerca di approfittarne dello scivolone di Galuppi, poi si ferma Pagnanelli, blocco di Fucek, non ho sfruttato il pick and roll, la feltra adesso va da Fucek, post basso, uno contro uno con Bisconti, bella palla, battuta a terra però Pagnanelli che si appoggia al tabellone. Galuppi, Bisconti, guarda il movimento dei suoi compagni, poi rinuncia, allora va da Galuppi perché non ci sono soluzioni. Manzilla, palleggio sotto da Bisconti, raddoppiato il 47, poi basta che alza la mano destra Luca Bisconti però trovare la retina. Pagnanelli, cambio di mano frontale, poi scarico fuori però a feltra, Fucek, tanto spazio però cerca il movimento, grande palla da parte di Fucek, la presa con il piede Manzilla, dunque rimessa però la Carvero. Adesso entra un altro giocatore di esperienza però Fiorentino, Marco Rossi con la maglia numero 10. Pronto Pagnanelli, anzi Di Bello, si muove Galli, esce fuori a filtra, posizione di angolo, non si intende con Fucek che stava uscendo. Allora Bisconti intercetta,
E poi consegna per Rossi. Vorrebbe nuovamente lo pallone Luca Visconti. Raddoppio di Di Bello. Visconti! Solamente retina. Tanta esperienza, tanta qualità da parte di Luca Visconti. Le sue migliori prestazioni sono arrivate proprio contro la Carvero nella passata stagione. 25 con la maglia di Valmontone. E poi metà stagione con Ferentino, altri 25 contro la Carvero. Pagnanelli vede dentro Fucecco, bello taglio da parte dello centro di Tretta. Galluppi palleggia dalle indicazioni, consegnato però Rossi. Manzilla, Di Bello cerca di muovere le gambe e anche le mani per disturbare il palleggio dello 7. Galluppi vede Polloselli che si fa trovare nella zona del tiro libero, ma fallisce il tentativo Di Bello. Vediamo se riparte velocemente. Blocco di Fucecco. Arresto, tiro dalla media distanza. Gran canestro da parte di Di Bello. Con tanto di Mask, non ha giocato contro Fiumicino. È rientrato nella scorsa partita contro la Stella Azzurra Viterbo. 11 punti però. Lo 0 della Carvero. Visconti fuori da Mansilla. Mette subito la mano Di Bello per disturbare lo 7. Si è mosso Fucek, ma in maniera irregolare. Dunque fallo da parte dello 18 e rimessa però Ferentino. Pronto a batterla l'ex giocatore dello San Paolo Ostiense. Rossi, qualche difficoltà nella ricezione. Poi attacca fortissimo e lo fonda. Ha provato a cercare Polzelli sotto canestro. C'era anche Manzilla in angolo. Pronto Galluppi. Si muove Rossi che va a bloccare Visconti che si alza la linea dei 3 punti. Rimbalzo di Pagnanelli. Di Bello. Conduce lui il movimento a Feltre, si alza subito dalla linea dei 3 punti, retina bruciata dal numero 9. Rossi, doppio tocco prima di Pagnanelli, poi di Fucek. Rimessa però il basket Ferentino, l'intenzione era quella di andare da Luca Visconti. Blocco di Polzelli però far uscire Manzilla, sempre in mano di Di Bello a disturbare. Blocco di Visconti, Rossi esce, si fa vedere anche Polzelli, passaggio sporcato da Pagnanelli. Manzilla sullo scadere dei 24, vediamo cosa fa, attacca in penetrazione e la inciuffa la canasta e lo pallone come direbbero gli argentini. Penetrazione di Afeltra, bello scarico però Fucek che probabilmente subisce anche un tocco però volontario secondo i direttori di gara. Galluppi scarico ancora però Manzilla che pensa al tiro, adesso ci va, primo ferro, rimbalzo di Di Bello in 2 tempi, riesce a conquistare il pallone. 3 minuti e 50 al termine del primo quarto, 10 pari tra Carver e Ferentino. Fucek, movimento di Pagnanelli, Fucek lo aspetta, si va fuori da Galli, bella palla a servire il taglio in backdoor via Feltra. Galluppi, esce Rossi che si fa vedere in angolo. Visconti, adesso taglia, Polzelli riceve, pensa al passaggio per Visconti, poi rinuncia. Galluppi, altra azione nello scadere dei 24 per Ferentino, se la prende Rossi che non riesce a toccare nemmeno lo ferro. Di Bello vuole partire velocemente, Manzilla fuori equilibrio, preferisce fermarlo con il fallo. Adesso lascia il campo Pagnanelli, entra Edoardo Lucarelli. 2 prestazioni super, super positive però il 34-17 contro la Stella Azzurra, contro Fiumicino e 18 contro la Stella Azzurra Viterbo. Nella scorsa partita, Seasonite però Edoardo Lucarelli, entra anche Roberto Rullo però
Ferentino, terza partita in maglia Amaranto per lui. Di Bello, tiro difficilissimo, secondo Ferro Rossi, manca il pallone, ma per sua fortuna alle spalle c'è Polselli. Blocco di Bisconti, sale Polselli, riceve adesso Bisconti, sempre uno sguardo verso i propri compagni, angolo per Manzilla, non ho fortunatissimo al tiro. Di Bello vuole ripartire velocemente la Carver, Galli manda fuori equilibrio Polselli, poi alza la parabola per evitare la stoppata di Bisconti. Manzilla, bello taglio di Rossi. A Feltra, blocco di Fucek, lo prende molto bene a Feltra Garricciola. Di Bello, palleggio sotto le gambe, guardo per terra, poi scarico per Lucarelli che pensa lo tiro, rinuncia, adesso ci va Lucarelli, anche fuori equilibrio, ha provato a prendersi comunque il tiro dei tre punti. Primo pallone toccato però Roberto Lullo, un palleggio sotto le gambe, poi scarico in angolo per Manzilla, extraverso per Rossi, sotto da Polselli che subisce lo fallo di Lucarelli. Esce Polselli, entra Collalti per Ferentino, mentre entra Andrea Bene in casa però la Carvero. Cambio di marcature su questa rimessa però Tretta. Rullo riceve da tre, finta, fa saltare Lucarelli, poi aspetta l'uscita di Rossi, sta riuscendo anche Rullo, riceve, finta, poi attacca in maniera forte, in penetrazione ma si scorda il pallone, allora Di Bello può ripartire velocemente, no, transizione, stoppatona di Rossi al tabellone, contropiede però il basket ferentino con Bisconti che non tira, adesso sì, grande azione. Di Bello, Fucek, Lucarelli attacca con la mano sinistra, poi in volata e poi Fucek sempre presente al rimbalzo. Collalti, esce Rossi, Manzilla si stacca dalla marcatura, poi scivola ma riesce comunque a riconquistare lo pallone. Collalti, giravolta, passaggio dietro schiena però Rullo che si alza, primo ferro, 16-14 però la Carvero, 30 secondi al termine del primo quarto. Fucek, Bisconti gli lascia spazio, scarico però Galli, palleggio sotto le gambe, poi fuori da Lucarelli, finta sul Rullo che cade per terra, Lucarelli si prende il tiro, non va e poi commette fallo al rimbalzo con Collalti che l'ha tagliato molto bene fuori. Ultimo tiro però il basket ferentino prima di finire questo primo quarto, molto molto combattuto dopo che la Carvero ha avuto difficoltà nelle due partite, soprattutto contro Iserni e Valdiceppo dove aveva preso il parziale contro Iserni di 9-21 mentre contro Valdiceppo di 27-13. Anche Ferentino spesso ha subito parziali, tant'è che Galluppi nella prepartita ha detto è importante restare sul pezzo però tutto l'arco della gara, anche perché poi diventa difficile recuperare, ritrovare le energie mentali soprattutto nei minuti che contano. Entra anche Lorenzo Incitti, 18 di media nella passata stagione con Cassino, poi metà stagione a Formia, 17 punti di media, 10 secondi, probabilmente sarà Rullo a prendersi questo tiro, poi scarico però Incitti che rinuncia al tiro, scivola però riesce comunque a servire Rullo che palleggia, si prende il tiro Roberto Rullo, non va, primo ferro, disperazione però Rullo, meno 2 però il basket ferentino,
Fucek cerca di caricare i suoi compagni. Adesso cercano di dare le ultime indicazioni coach Tretti e coach Lulli prima di iniziare questo secondo quarto. Tanti tiri sbagliati da entrambe le squadre, sicuramente un fattore positivo però la chiave è stata la presenza nel pitturato di Fucek. Molto aggressivo in termini agonistici lo 18 della Carvero contro Luca Bisconti, sicuramente uno, non un cliente facile da affrontare. Adesso rientra il basket fiorentino in campo, il direttore di gara va a richiamare anche i giocatori della Carvero perché sta per ricominciare il secondo quarto. Sarà possesso Carvero con Pier Claudio Di Bello che rientra in campo. C'è anche Aglini, primi minuti per lui. No, questa partita Di Bello si muove subito. Ciancaglini, l'idea è quella di andare da bene in casa. Consegnato però Pagnanelli che cerca di ricciolare, poi fuori da bene in casa che inizia nel migliore dei modi questo secondo quarto. Collalti, rullo, palleggio, cambio di mano, poi virata, finta e poi anche in aria prova a tirare Roberto Rullo. Chiede i passi coach Tretta ma non ci sono, due tiri liberi però il numero 33. È stato un grande acquisto da parte dello basket fiorentino che nonostante un inizio non brillante è riuscito a prendersi Rullo che qui segna il primo tiro libero. Segna anche il secondo, solamente retina vero Rullo. Pagnanelli, passaggio battuto a terra però Di Bello. Ciancaglini, sta uscendo Pagnanelli, Manzilla su di lui, blocco di Ciancaglini, poi cambio difensivo da parte di Fiorentino. Adesso c'è un mismatch perché viene in casa contro Rossi, però Di Bello si vuole prendere la tripla contro Luca Bisconti. Rullo addirittura dietro schiena per Rossi. Bisconti va a prendere posizione in posto basso, uno contro uno con Ben in casa, spalle al canestro. Sta arrivando anche il raddoppio di Di Bello, fuori da Rossi, da tre punti, esperienza e qualità Bisconti per Rossi. Adesso subisce lo fallo Galli, rimessa laterale però la Carvero, pronto Di Bello. Ciancaglini sta andando a bloccare però Pagnanelli che adesso esce, palleggio di Pagnanelli che supera Bisconti, poi palla sotto però Ciancaglini, fuori da Di Bello, si alza subito dai tre punti, ha provato a rispondere così a Rossi però il suo esito è negativo. Rossi, blocco da parte di Collalti, Bisconti, Rullo, adesso va a bloccare Bisconti, pick and roll, ma Di Bello ha capito tutto, ruba il pallone, cambio di mano frontale a superare Rullo e poi ad appoggiare al ferro.
Adesso è arrivato un fallo tecnico per Ferentino, dunque possibilità per andare a più 3 però la Carver. Segna il tiro libero Pagnanelli. Con l'Alti vuole attaccare velocemente, non la cosa migliore da fare, con Galle che gli strappa il pallone, passaggio battuto a terra però bene in casa, destro Coccio Lulli è costretto a chiamare timeout. Alzato decisamente la pressione in fase difensiva la Carvero, tanta aggressività facendo perdere lucidità in attacco a Ferentino. Coccio Lulli è arrabbiatissimo con l'Alti che prima ha rinunciato a passare a Bisconti, poi a Rullo ha provato a fare da solo andandosi a intasare contro la difesa della Carver. È stato proprio Galli nella post partita contro la Supernova Fiumicino a dire che però riconquistare la identità della Carvero c'è bisogno di essere intensi soprattutto in fase difensiva, è quello che sta provando la squadra di Tritt in questo secondo quarto. Alza decisamente la pressione la squadra di Tritt cercando di rallentare la manovra offensiva di Ferentino. Con l'Alti esce Rossi, attaccatissimo Pagnanelli su di lui, Rullo in angolo fa saltare Giancaglini, poi cambio dietro schiena, Rullo uno contro uno, spalle a canestro, non tira, bel passaggio battuto a terra per Con l'Alti che non riesce a trovare la via del canestro. Giancaglini, Pagnanelli a prendere posizione in post basso bene in casa, si vuole spostare dentro Polselli, poi grande scarico e grande tripla di Galli. Rossi, blocco di Polselli, palleggia Rossi, scarico però Manzilla, palleggia Manzilla, poi va sotto da Polselli, probabilmente si aiuta con le braccia, si alza e no, sospensione Samuele Polselli. Adesso Bisconti cerca di dare le indicazioni allo 14 soprattutto in fase difensiva. Polselli contro Benincasa, consegnato però Pagnanelli, vediamo se rolla Benincasa, cambio di mano di Pagnanelli che ha voluto prendersi questo isolamento, c'è lo contatto falloso, dunque rimessa Carver. Pronto Edoardo Lucarelli, esce Giancaglini, consegnato però Lucarelli, blocco di Benincasa, raddoppio però Lucarelli, partenza incrociata qui di Benincasa che ha fatto perdere equilibrio difensivo a Ferentino. Entra in campo Galluppi, va a rifiatare invece Manzilla. Galli a Feltra, palleggio, ferma, poi si ferma Lucarelli sotto da Benincasa, primo ferro, rimbalzo di Rullo che alza subito la testa, può partire in transizione il 33, subito tiro da 3 punti, palla corta che finisce sullo primo ferro, Lucarelli, Rullo subito a pressare ma in maniera irregolare, commette fallo, prende il braccio di Lucarelli, non il pallone.
Entra Lorenzo in Citti. Subito bonus però. La Carver quando mancano ancora 5 minuti e 59. Allora, termine del secondo quarto qui. Sbaglia il tiro libero Edoardo Lucarelli, che adesso si presta a battere il secondo. 1-2. Rientra in campo Fucek al posto di Leonardo Galli. Galluppi scivola sul cambio di mano regalando il pallone ad Feltre. Uno step con l'aiuto del tabellone, più 9 Carver. Galluppi sbaglia il passaggio, secondo errore però Galluppi con Pagnanelli che usa molto bene il corpo. Esce fuori Galluppi, Rossi ha bisogno di lui, Ferentino qui tradisce le aspettative Marco Rossi. Pagnanelli, blocco di Fucek, scarico ben in casa, sbaglia il tiro Fucek, chiede fallo, si lamenta anche Tretta, non c'è niente. Allora riparte Ferentino con Incitti, subito in angolo da Galluppi, adesso deve rallentare la squadra ospite. Penetrazione di Galluppi sullo fondo, fuori però Collalti che non riesce a trovare il canestro. Lucarelli, Pagnanelli sta uscendo dai blocchi a Feltra, però l'intenzione è quella di andare da bene in casa. Raddoppio anche di Polselli, commette fallo Collalti che si stava facendo portare dentro da bene in casa. Rientra Mansilla e Bisconti però Ferentino. Vaiello, primo tiro libero bene in casa. Segna invece il secondo. Più 12 Carvero. Galluppi palleggia fuori da Bisconti. Consegnato però Galluppi a Feltra, cerca di muovere bene i piedi però Galluppi lo supera, poi scarico però Mansilla, primo ferro però vola al rimbalzo Samuele Polselli, spostato da bene in casa, riesce a subire lo fallo il 14, dunque altro possesso per Ferentino. Galluppi non trova nessuno, 5 secondi che stanno per scadere, Polselli si fa vedere, angolo per Mansilla, extra pass Incitti, secondo ferro, altra possibilità però Ferentino con Incitti che vuole velocizzare, però Mansilla ha messo il piede sulla linea, dunque rinuncia così alla possibilità, un altro attacco Ferentino. Bisconti cerca di muovere le braccia e di dare molto spazio a Fucek, anche però intercettare i suoi passaggi. Questa volta il passaggio viene intercettato da Mansilla. Pronto Pagnanelli alla rimessa, esce Fucek, consegnato però a Feltra, tiro fuori, equilibrio, primo ferro, rimbalzone di Mansilla che vuole e può volare. Subito con decisione ad attaccare il ferro, adesso a chiamare il timeout e coach Tretta.
un rimbalzo e un canestro che possono dare sicuramente fiducia a Fiorentino, ma anche a Manzilla. Dopo un secondo quarto al di sotto delle aspettative di Fiorentino, cerca di rimanere comunque a contatto con la partita e di recuperare questi 10 punti di svantaggio nei 3 minuti e 42 secondi rimanenti. Alza la pressione Fiorentino con Incitti che va a raddoppiare sull'uscita. Allora a portare sulla Carver è Fucek. Esce Lucarelli, consegnato. Incitti si stampa sullo blocco di Fucek. Adesso riceve lo 18. Scarico però a Feltra che vuole attaccare. Visconti alza la marcatura. Lucarelli, bel passaggio però, ben in casa. Che riesce anche a resistere all'urto. Polselli, spalle a canestro, palla rubata da Vagnanelli. Lucarelli prova a volare in contropiede, subisce fallo. Adesso altri due tiri liberi per la Carver. Segna il primo tiro libero Lucarelli. Buono anche il secondo. Galluppi. Esce Incitti. Sotto da Bisconti. Marcato da Fucek, Compagnanelli pronto al raddoppio, sporca il pallone, Fucek con Bisconti utilizza il perno, però poi si schianta contro il ferro, Pagnanelli, transizione, bene in casa, vuole attaccare fino in fondo, 39-23 Carver. Manzilla. Penetrazione anche contro Fucek, utilizza bene il corpo, alza la parabola, tiro libero supplementare per il 7. Entra anche in campo Leonardo Galli, risponde a sua volta Lulli con l'ingresso di Rullo. Dopo il canestro realizzato da Manzilla su tiro libero. Chiama lo schema Pagnanelli. Lucarelli, si muove Galli, finta di attaccare al centro, tira da tre, poi Pagnanelli fuori, a Feltra, piedi per terra, ancora Feltra. Rullo per Bisconti, poi attacca subito con un bel taglio Rullo, Rossi fuori da Incitti, poi dentro da Bisconti. Utilizza la finta, subisce un colpo Galli, lascia proseguire il direttore di gara. Adesso ferma il gioco dopo il contatto subito da Galli. Adesso gesto di fair play da parte di Luca Bisconti e va a chiedere subito scusa a Leonardo Galli.
a filtra. Pagnanelli vuole subito attaccare, poi virata, scarico però bene in casa, ricciola molto bene Lucarelli, pick and pop con bene in casa, bene in casa. Manzilla, Rossi va a bloccare Visconti, prende il lato opposto Rossi, subisce il fallo. Adesso ci sono dei problemi al tavolo che sono stati risolti in questo istante. Allora si riprende il gioco con Rullo che scarica però Manzilla. Esce nuovamente fuori Roberto Rullo. Blocco di Visconti. Lo guarda sempre Rullo. Poi scarico in angolo per Rossi. Rullo riceve, non tira. Incitti invece sì. Altro ferro però Lorenzo Incitti. Non ho una prestazione positiva dalla linea dei tre punti. Pagnanelli si gira molto bene invece su Incitti, non no, fortunatissimo. Rullo finta il tiro, fa saltare bene in casa, poi subisce il contatto falloso dell'11. 48 secondi prima di terminare il secondo quarto con due tiri liberi in favore di Ferentino. Adesso esce Incitti, entra in campo Ciarpella. Adesso sembrano non essere ancora risolti i problemi al tavolo. Si avvicina anche coach Trettai, ben in casa, per chiedere spiegazioni. Nel frattempo Rullo ne approfitta per chiacchierare con Ciarpella per dare maggiori indicazioni su quello che bisogna fare. No, questi 48 secondi prima di rientrare negli spogliatoi. Un gioco che rimane ancora fermo. Anche perché molto probabilmente sono stati dati tre falli a Benincasa. Lui si avvicina dicendo che li ha commessi solamente due. Adesso il problema sembra essere risolto con il tavolo che consegna il secondo tentativo falloso a Benincasa. Sbaglia il primo tiro libero Roberto Rullo. Segna invece il secondo. Adesso uscire proprio Rullo. Entra in campo capitano Galluppi. Lucarelli. Galli si avvicina però, fare un finto blocco per isolare maggiormente Lucarelli. Esce Pagnanelli,
Scarico però a Felta, penetrazione di Pagnanelli, poi cambio di mano sotto le gambe, si butta dentro bene in casa, si va fuori da Lucarelli che si alza. Rimbalzo di Rossi. Galluppi. Vuole aspettare Ferentino. Quando mancano 10 secondi al tiro, 14 sul cronometro. Rossi, picche e rollo con Bisconti. Rossi va proprio da Bisconti che muove sempre, sempre in maniera meravigliosa il perno. Poi tiro allo scadere, sbagliato. Da parte di Galli termina il secondo quarto, 45-31 per la Carver. Thank you.
Rientrano in campo Carver e Ferentino, pronti a giocare questo terzo quarto, questo secondo tempo. Conduce la squadra di Tretta però 45-31. Rientrano i primi 5 che hanno iniziato questa partita però la Carver, mentre cambi però coach Lulli con Rossi, Bisconti e Rullo subito dentro dal primo minuto del terzo quarto. Subito Rullo, grande virata, cerca in angolo Manzilla, palla che viene sporcata e poi conquistata da Gallico, no? Di Bello che vuole correre e poi scaricare però Pagnanelli, Galli, partenza incrociata, poi si ferma, fa saltare Bisconti, però non riesce ad appoggiare a canestro. L'ultimo tocco è di Luca Bisconti, si lamenta con se stesso Leonardo Galli, però grande partenza da parte della Carver in questo terzo quarto. Di Bello fuori da Fucek. Di Bello, blocco di Fucek, palleggio di Bello fuori da Galli, altra partenza incrociata, si voleva andare a giocare l'uno contro uno con Bisconti che gli oscura la via, allora scarico in angolo però Di Bello, lui contro Bisconti, Fucek, scalo nei 24 secondi, esulta la panchina di Ferentino perché questa è stata una grande difesa e grandissimi show da parte di Luca Bisconti che più volte ha evitato prima a Galli poi a Di Bello di tirare a canestro. Manzilla, giocatore che ha giocato nella prima divisione argentina con il Boca, il massimo che ha fatto sono stati 2 punti in 11 minuti. Riceve adesso Manzilla che rinuncia al tiro ma attacca fortissimo il canestro. Primi 2 punti del terzo quarto Di Bello, sta per uscire a filtra. Di Bello scarica però Fucek, bello ricciolo da parte di Feltra che subisce un colpo da Rullo ma in maniera regolare. Rullo, transizione, non tira da 3, passaggio battuto a terra però Samuele Polselli con Ferentino che va subito a meno 10 e poi arriva anche lo fallo tecnico a coach Tretta. Allora Ferentino sì che ha la possibilità di ridurre lo svantaggio, si presenta Marco Rossi dalla lunetta. Sbaglia il tiro libero l'ex giocatore di Veroli, qui ha giocato la serie a 2 gold con la maglia di Veroli, terza stagione consecutiva invece a Ferentino. A filtra Fucek, sta per uscire Di Bello, Rullo si schianta con il blocco però non l'ha visto Di Bello, Galli adesso libera Di Bello, altro passaggio però Galli che adesso vuole attaccare a canestro, subisce il contatto falloso di Polselli che si lamenta per un colpo subito sul volto da Leonardo Galli. Prima stagione a Ferentino però Samuele Polselli, 9.3 punti di media in questa stagione, 22 realizzati contro la Virtus Roma. Pagnanelli rinuncia al tiro però fa saltare Manzilla e chiama alla tripla filtra che risponde presente. Rullo si prende il pallone dalle mani di Bisconti, poi fa saltare Pagnanelli, va sotto da Bisconti che viene spostato in maniera irregolare da Fucek, dunque rimessa però Ferentino con Benincasa che è pronto a entrare in campo. Non ho convinto Fucek di questa chiamata arbitrale. Bisconti, Polselli, servito Rullo, questa volta è lo fallo, è in attacco e tecnico a Marco Rossi. Continua con le proteste Rossi che rischia tantissimo per ora solamente
Fallo tecnico però il 10 di Ferentino, però si avvicina il direttore di gara non verso Rossi ma verso la linea del tiro libero, pronto a consegnare il pallone a Pagnanelli, lui che ha sempre giocato con la Carver. Segna il tiro libero, ha sempre raggiunto la doppia cifra stagionale Edoardo Pagnanelli. Bene in casa, supera la metà campo, sta per uscire Pagnanelli da oltre l'arco, guarda per terra, adesso si prende il tiro dei 6.75, si scontra il rimbalzo Polselli con Rullo, però il possesso è comunque vero Fiorentino. Rossi attacca con decisione il canestro, poi ruba il pallone Pagnanelli a Rullo, va ad appoggiare al tabellone, allora cerca di staccarsi la Carvero che segna il suo 51esimo punto. Tanto spazio però Manzilla che vuole attaccare Di Bello che lo contiene benissimo. Manzilla comunque cerca di salire in cattedra subendo il fallo di Di Bello. Anche queste cose qui sono molto importanti però Fiorentino, ovvero quello di attaccare spesso il canestro in maniera tale da subire contatti fallosi dalla Carver e avere la possibilità di tiri facili. Uno su due però Manzilla. Galli, end off però Pagnanelli che si guarda intorno, poi l'idea è quella di andare da Benincasa. Galli fa la stessa partenza nella zona di Benincasa, uno contro uno con Bisconti, alza la parabola però altra copertura da parte di Bisconti, a filtra questa volta non tira da tre, va con un layup complicato, rimbalzo però Fiorentino, Rullo palleggia, fa staccare Di Bello, poi spara la tripla, solamente il ferro però per il giocatore di Fiorentino, ex Latina, Pagnanelli, uno contro uno con Polselli, tanti palleggi, poi fuori da Galli con Manzilla che gli strappa via il pallone, però grande intervento difensivo da parte di Afeltra che legge prima la situazione, rimessa per Fiorentino. Solto uscire Bisconti, Polselli, buca l'intero vento, Galli, scarico in angolo, Manzilla si alza da tre, primo ferro, c'è Bisconti al rimbalzo che fa saltare Galli e tiro libero supplementare per il 47. Dice ancora, ancora Coccio Lulli cercando di incoraggiare Samuele Polselli. Adesso è introdotto Luca Bisconti a tenere il tiro libero, giocatore che ha esordito in Serie A a 17 anni con la Viola Reggio Calabria. Qui prende il primo ferro Luca Bisconti, Pagnanelli a filtra, guarda i movimenti e anche lo spazio per attaccare Pagnanelli, Di Bello, giro palla da parte della Carver, poi si va sotto da Benincasa, spalla a canestro con Manzilla, non c'è spazio però utilizza bene lo perno, scadono i 24, prende il rimbalzo Rullo, cambio dietro schiena, poi scarico per Rossi che si alza da 3, però solamente il ferro a impedire a Fiorentino di accorciare le distanze. Subisce un colpo a filtra, però l'ultimo tocco è del giocatore con la maglia numero 9 della Carver. Possesso però Fiorentino, 5 minuti e 08 al termine del terzo quarto. Chiama lo schema Rossi,
ti fa vedere Bisconti. Rullo, questa volta in post basso, palleggia, si guarda intorno, ma fuori da Rossi che rinuncia allo tiro. Adesso la chiama Rullo, vuole tirare lui, fa saltare Pagnanelli, poi entra con coraggio sotto canestro, però non segna, fa saltare anche Di Bello, poi la palla gira in torno al ferro, quasi non ci vuole credere Roberto Rullo. Uno dei giocatori più pericolosi di Ferentino, tante finte a far saltare gli avversari cercando di crearsi un vantaggio. Segnalò primo tiro libero Roberto Rullo. La chiama Pagnanelli, che vuole cercare di dare maggiore calma alla Carver. Palleggia Pagnanelli, esce Di Bello trattenuto da Rullo. Convinto Rullo di questo fallo, alza subito la mano. Adesso esce dal campo il 33, entra al suo posto Galluppi. Galli, Di Bello, palleggia, si fa prendere il blocco di Benincasa, grande palla, battuta a terra e grande taglio per Doria Feltra che chiedeva anche il fallo. Marsilla attacca, sposta Di Bello, ma è fallo in attacco, esulta però Claudio Di Bello. Palleggia Di Bello, show di Rossi che ha provato a rubare il pallone. Benincasa consegnato difficile però Di Bello che riesce comunque ad arrivare sul pallone e poi scaricare però Lucarelli che attacca il centro, poi va di nuovo fuori da Di Bello, step back in faccia a Bisconti, primo ferro Rossi, subito sotto da Polselli. Bella virata, però poi si palleggia sul piede, rimessa per la Carver. Bene in casa, Lucarelli riceve, Manzilla si schianta sul blocco, Di Bello, movimento di Galli, a uscire. Poi cambio di mano frontale, step back in faccia a Polselli, secondo ferro e rimbalzo di Manzilla. Bisconti, si muove Rossi lasciando lo spazio a Galuppi, poi va subito sotto a prendere posizione Luca Bisconti, sempre raddoppio però sempre testa alzata a vedere il taglio di Galuppi. Fallo sullo palleggio con Lucarelli che ha la possibilità di andare a più 14 dai tiri liberi, sbaglia il primo. Segna il secondo. Adesso zona però la Carver con Galuppi che ferma il palleggio. Rossi sotto da Polselli,
Rossi va a giocare fuori Bisconti, sotto invece Polselli, spalle a canestro, Rossi non tira, attacca forte la zona centrale, jumper dalla media distanza, pulitissimo Marco Rossi. Di Bello, Galli si è mosso, Pagnanelli non visto, bene in casa, non tira da tre, subisce lo fallo da parte di Luca Bisconti. Dunque due tiri liberi però la Carver e secondo fallo per Bisconti. Segna il primo tiro libero però ben in casa, ottava stagione per lui alla Carver, solamente in quella scorsa non è riuscito a centrare la doppia cifra. Fa 2 su 2 bene in casa, ancora zona per Tretta, Galuppi, Polselli viene a viaggiare nella zona centrale dello tiro libero, grande circolazione di palla e grande tripla da parte di Fiorentino che con tranquillità, con lucidità attacca la zona liberando i propri tiratori. Lucarelli sotto da bene in casa, si muove Lucarelli, Pagnanelli cerca di dare una mano, adesso Bisconti esce su Pagnanelli, cerca di ipnotizzarlo Pagnanelli con dei cambi di mano, poi va fuori da Galli che sbaglia, Galuppi invece prende il rimbalzo, c'è già spaziato Rossi, palla intercettata da Di Bello. Meno 10 però Fiorentino, 1 minuto e 29 al termine del terzo quarto. Sotto da Bisconti, testa alta, raddoppio di Di Bello, vorrebbe il movimento Bisconti sotto, Bisconti poi si alza, tira, Polselli tocca il pallone ma non riesce a prendere il rimbalzo che lo prende Di Bello. Pagnanelli, ancora Di Bello, bene in casa Pagnanelli, Galli adesso va a bloccare Di Bello, azione complicata però la Carver, ci pensa Di Bello a mettersi in proprio ma c'è il rimbalzo di Bisconti, Rossi subito transizione però Fiorentino con Galluppi che vede con l'alti da tre punti che rinuncia al tiro, Polselli fa girare il pallone per Rossi, Marco Rossi permette a Fiorentino di avvicinarsi, solamente meno 7 punti che staccano la squadra di Lulli da quella di Tretta. Bene in casa Pagnanelli, bello cambio schiena e poi tiro in sospensione aiutandosi anche con il tabellone. Ultimo tiro, 7 secondi, palleggia Galuppi, poi va Rossi, 4 secondi, va a bloccare Bisconti, Rossi alza la parabola, veramente sfortunato qui Marco Rossi, però Fiorentino è riuscito a rientrare in partita, 9 punti, magari non sono pochissimi però nemmeno tanti con 10 minuti da giocare.
Adesso le due squadre sono pronte ad entrare in campo. 4 punti in campionato però Ferentino, 8 quelli della Carvero fino a questo momento. Ultimi 10 minuti tutti da giocare, tutti da vivere. Con la Carvero che darà avvio a quest'ultimo periodo. Di Bello riceve. Rossi pronto a dar fastidio, a muovere le braccia e anche le gambe. Chiude il palleggio Di Bello, non c'è spazio. Trovato invece Pagnanelli, che prova a muovere il pallone impedendo la difesa a Galuppi. Lo muove molto molto bene Pagnanelli. Galuppi, esce Rossi sotto da Bisconti, fallo di Bene in casa. Dente veramente scomodo Luca Bisconti per i centri della Carver. Terzo fallo dell'11. Allora è pronto Fucek, cerca di cambiare strategia Tretta. Galuppi si prende lo blocco di Bisconti che poi va a bloccare Rossi che attacca in mezzo a tre uomini della Carvero. Non c'è spazio, allora recupera il possesso Pagnanelli. Galli, Pagnanelli, palla al capitano che va sotto da Galli che prende molto bene posizione e in allontanamento alza la parabola, si aiuta con il tabellone, più due Carver. Bisconti chiede un taglio, blocco cieco di Collalti però Rossi, fallo fischiato da parte di Rizzuto a Di Bello. In campo Federico Manzilla, stagione scorsa, metà stagione allo Scopa Frosinone dove segnò 35 punti contro Grottaferrata, poi però metà stagione ha giocato in C-Gold con il Bologna Basket. Va a bloccare proprio Manzilla però Bisconti che cerca un aiuto, poi si deve prendere questo tiro molto complicato. Fallo al rimbalzo di Collalti su Lucarelli. Di Bello, 62-49 questo dice il tabellone del Palacarver. Pagnanelli, strappo incrociato, blocco di Fucek, poi si va fuori dal 18, consegnato per Lucarelli, non tira, si guarda intorno, bello scarico però Galli, primo ferro, rimbalzo comunque di Fucek. Ecco qui l'importanza del numero 18 della Carvero, che adesso scarica però Lucarelli, vorrebbe lo spazio però tirare, palleggia, cerca di ipnotizzare Pozzelli, tiro in step back, secondo ferro ma altro possesso della Carvero. Con Ferentino che sembra non esserci al rimbalzo, Fucek vede lo bello movimento di Lucarelli sotto mano e time out chiamato da coach Lulli. Vengono come contro Fiumicino, si vedono le difficoltà da parte di Ferentino al rimbalzo. Tanti sono i possessi avuti a disposizione dalla Carvero già in questo inizio di quarto quarto.
vuole sfruttare il mismatch, queste sono le parole di Coach Tritta ai suoi ragazzi in questo momento di partita. Vuole andare a giocare sotto sfruttando la superiorità fisica e di centimetri dei propri centri, andando a giocare contro i piccoli del Ferentino. Visconti, si muove Polselli, cambio di direzione per uscire. Galuppi sta uscendo dai blocchi. Manzilla prova Agnanelli, gli rimane attaccato. Allora si va fuori da Visconti che non tira, va sotto da Polselli. Palla sporcata da Galli, chiede un fallo. Polselli, non c'è niente. Allora Galli può volare in contropiede, supera Galuppi, riesce a resistere al contatto di Visconti. Altri 2 punti da parte del 14. Manzilla palleggia, cambio di mano perché sfruttare il blocco di Visconti, non lo fa. Allora riceve il 47, spalle a canestro, si guarda intorno, scarico in angolo, però il tiro pulito da 3 punti di Collalti. Vuole la difesa alta Coccio Lulli, palla sotto a Pagnanelli che cerca di far saltare Galuppi. Fucek, spalle a canestro con Visconti, tiro complicato, sbagliato da parte del 18. Galuppi subito da Collalti. Visconti la consegna a Manzilla che vuole giocarsi l'uno contro uno con Di Bello, poi cambia idea. Visconti, spalle a canestro, non c'è l'aiuto ma c'è lo fallo di Fucek. Quando è pronto a entrare Rullo e Rossi però Ferentino a filtra però la Carver, però è anche lo quarto fallo di Fucek. Tretta però decide di tenerlo in campo anche perché Benincasa ne ha tre. Allora vuole giocarsi vuole giocare con Fucek probabilmente fino alla fine. Rullo fuori da Rossi che palleggia. Rullo, partenza in crociata, poi sempre sotto da Visconti, questa volta cambia marcatura Fucek, il fallo lo commette Galli. Nel frattempo Visconti cerca di caricare, di fargli la Carver. Rimessa sbagliata di Rossi, allora ne approfitta Lucarelli che vola in contropiede, 2 punti facilissimi. Però la Carvero. Rossi palleggia con la mano sinistra. Rullo ha capito tutto. Pagnanelli, altra palla rubata dello 20. E altro possesso impedito a Ferentino. A Feltra. Nel frattempo lo schema Tritta, Pagnanelli palleggia, non c'è spazio, fuori da Galli, lui sì che lo spazio ce l'ha. Lucarelli può volare in contropiede, fallo antisportivo da parte di Collalti. Con la Carvero che ha la possibilità di andare a più 20. Tempo rientra Di Bello al posto di Galli. Quarto fallo di Collalti. Segna il tiro libero Lucarelli. Due su due.
gioco che si riprende con la rimessa in possesso per la Carvero, che si trova a più 21 con 5 minuti e 19 da giocare. Pagnanelli strappa il 20, esce fuori Lucarelli, non una partita semplice da oltre l'arco però Edoardo Lucarelli oggi. Visconti riceve Rullo che palleggia, si alza da tre punti fuori senza ritmo, chiede calma la panchina della Carver. Fucek, si muove Pagnanelli, contromovimento, riceve poi Di Bello da tre punti, secondo ferro, rimbalzo di Visconti, Manzilla può correre in contropiede, cambio di mano frontale a superare Di Bello, poi prova ad appoggiare allo canestro fallendo il tentativo da sotto. Pronto allo blocco Fucek, palleggia Pagnanelli, ancora blocco di Fucek, attacca con la mano destra Pagnanelli, poi va fuori Lucarelli, piedi per terra, altro ferro del 34, rimbalzo conquistato da Visconti, Rullo fa saltare Pagnanelli, poi palleggia, attacca la zona centrale, cerca lo scarico però con l'alti, passaggio sporcato da Feltra, poi non c'è più spazio però attaccare il centro, fallo di Collalti che è costretto ad abbandonare il campo, quinto fallo. Si prepara Pagnanelli a battere la rimessa. Di Bello, Pagnanelli, Lucarelli consegnato però Di Bello che vuole palleggiare, scaricare però Lucarelli sotto da Fucek, uno contro uno con Pollozelli, rimbalzo di Rullo, Manzilla se li prende subito il tiro da tre punti, adesso gioca con calma la Carvero, con Pagnanelli che si permette di rifiatare, ma Fucek non ha intenzione di fermarsi, altro passaggio sul taglio di Pagnanelli, sempre servito con i tempi giusti. Rossi attacca la zona centrale del campo, Manzilla, Rullo, tre punti, primo ferro, rimbalzo di Rossi che rinuncia al tiro, si va a prendere il fallo con esperienza. Pronto Ciancaglini a entrare in campo al posto di Di Bello. Ultimi 2 minuti e 36 da giocare, con Rossi che segna anche il secondo tiro libero. Ciancaglini non trova Pagnanelli, va da Fucek che fa la sponda proprio però Pagnanelli che attacca con decisione il ferro, subisce fallo, due tiri liberi però il capitano della Carver.
Signelo, primo tiro libero. Spagnanelli. Stagione in supero. Positiva la sua, 15,3 punti di media. Adesso esce a filtra, però farò spazio a Cristiano Ranucci, classe 2005. Gli concede questi ultimi 2 minuti 30. Rullo con un bel canestro in reverso. Fucek riceve adesso Ranucci, che vuole essere messo in ritmo da Fucek, vuole essere cercato il giovane ragazzo della Carvero. Fucek fuori da Pagnanelli, che serve Fucek, non tira nessuno. Adesso Lucarelli deve affrettare la giocata allo scadere dei 24 e commette pure fallo su Bisconti. Non la prende benissimo Coccio Tritta. Che non vuole abbassare, vuole tenere alta la concentrazione dei suoi ragazzi. Realizza Bisconti. Realizza anche il secondo. Ciancaglini, Fucek chiede i tagli dei suoi compagni per andare sotto poi da Lucarelli. Pagnanelli fermato da Rossi, spalle a canestro per Roilov, anche raddoppio di Visconti, bella palla però Fucek che non tira, poi si chiede lo fallo il 18, lascia proseguire il direttore di gara Rullo, vede sotto, grande palla però Polselli. Entra anche in campo Vitti e Tiburzi. 2 classe 2004. Prova a giocare anche con Coach Tretta, che prova proprio a far giocare giocatori prodotti dal vivaio della Carvero. Pagnanelli palleggia, tiro in sospensione in faccia a Rossi, infermabile il capitano della Carvero. Mansilla, Rullo palleggia, poi va sotto da Plavmizai. Ultimi 39 secondi prima della sirena. Pagnanelli a filtra, riceve Ranucci che palleggia, si stacca, si crea lo spazio, primo ferro invece però Tiburzi, che ha provato a entrare in ritmo in questa partita provando il tentativo da oltre l'arco, finta di passaggio di Rullo che poi si alza da 3. Ferro, rimbalzo di Tiburzi che la consegna a Ranucci. Adesso supera la metà campo. Si aspetta solamente il fischio finale, la sirena che suona esattamente in questo momento. Rialza subito la testa la squadra di Tretta, vincendo 80 a 60 contro Ferentino.